bentornati qui su Destiny ad una nuova video recensione esotica, nuova tra virgolette, perché andiamo a recensire quella che è un'arma epica, straordinaria, iconica di Destiny, che ci portiamo fin dall'anno 1 e che nell'anno 3 finalmente è arrivata a gran voce, chiamata da tutti quanti noi guardiani. Ovviamente stiamo parlando del Gjallarhorn, nella sua veste anno 3 standard e nella sua veste Gjallarhorn del ferro, arrivato appunto in quest'anno 3 con il DLC I Signori del Ferro, che differisce semplicemente nella skin, cioè appunto ha questa colorazione nera differente dalla colorazione standard cromata. Ma come non confrontarlo con quello che è il Gjallarhorn dell'anno 1, guardatelo, guardate che robetta, che è qualcosa di fenomenale. Questo era il Gjallarhorn nell'anno 1 ed è rimasto nell'anno 1, perché per tutto l'anno 2 non abbiamo avuto modo non di utilizzarlo, perché potevamo utilizzarlo, però diciamo che non aveva granché senso, anche se c'era chi lo utilizzava comunque nel crogiolo perché faceva veramente male. Ma quali sono le peculiarità di quest'arma e soprattutto come si ottiene il Gjallarhorn? Adesso nell'anno 3 si ottiene con un'impresa esotica che viene data a tutti all'inizio dei Signori del Ferro, quindi se lo sapete già bene, se non lo sapete adesso lo sapete cosa dovete fare. Quindi nella versione Gjallarhorn del Ferro sarà necessario appunto completare questa impresa, che è semplice, un po' più lunghetta, ma è abbastanza semplice. Ripeto, trovate, così come ho detto per tutte le imprese, non sono io, sono l'ultimo arrivato, è inutile che mi metta a fare cioè una guida su come si ottiene l'arma, perché trovate in rete decine e decine di guide. Quello che non si trova è appunto questa recensione che voglio fare io, dove vi porto quello che appunto fa l'arma, per chi non dovesse saperlo, e quello che appunto magari faceva, quindi parlando anche insieme con quelli che sono un po' più vecchiotti su Destiny e ricordando, rimembrando le nobili gesta di questo corno di galla, eccolo qua, Gjallarhorn. Comunque non è cambiato tanto sostanzialmente, i suoi perk specifici sono rimasti sempre gli stessi, ovvero proiettili del branco, cioè quando esplode il razzo appunto i proiettili sparati da quest'arma si dividono in missili traccianti a grappolo. In pratica semplicemente quando andremo a sparare il razzo colpirà il bersaglio, farà danno e si suddividerà in ulteriori mini missili traccianti che andranno o su quel bersaglio lì se non è ancora morto o sui bersagli circostanti nel caso in cui il bersaglio principale mirato sia stato già eliminato. E cosa fondamentale, rintracciamento, cioè i proiettili sparati da quest'arma seguono i bersagli. Questo è un perk che già conosciamo, è un perk ambito in tutti i lanciarazzi. E il rintracciamento del Gjallarhorn, ragazzi, è qualcosa di straordinario. Probabilmente è quello che richiede il tempo minore di ingaggio e quindi è quello più funzionale di tutti. E quindi è fenomenale. Abbiamo poi la possibilità di abbiamo primo e secondo trio di abilità, di aumentare un po' la stabilità, ma in un lanciarazzi la stabilità serve a gran poco, e oppure di ridurre tra virgolette perché le stazioni accelera eccetera, ma non serve, o istantanea, magari nel crogiolo può servire a scapito della velocità di ricarica, che invece è molto importante il lanciarazzi, dato che abbiamo comunque due soli colpi. Diciamo che le peculiarità dell'arma finiscono tra virgolette qua, perché è già un'arma incredibile. La confrontiamo al volo con quello che era il vecchio Gjallarhorn, che appunto abbiamo sempre lo stesso danno elementale, anche il nuovo Gjallarhorn al danno a fuoco, abbiamo il rintracciamento come sempre, abbiamo istantanea, ricarica rapida eccetera eccetera, e proiettili del branco, che è quindi è rimasto completamente lo stesso. Allora, io sulla mia pelle l'ho provato e è rimasto quello, è rimasto fedele all'originale, fortunatamente hanno fatto una cosa fatta bene. C'è chi invece sostiene che sia stato un po' ridotta la sua devastataggine, però secondo me più che essere ridotto è stato più che altro il suo utilizzo, è un po' meno
fondamentale, perché una volta veramente, per esempio in certi ride, nel ride di Crota, si scindeva, si chiedeva che i componenti avessero il Gallarno, almeno alcuni dei componenti, quindi c'erano discussioni e litigi infiniti quando si cercavano gruppi per fare Crota, perché hai il Gallahorn? Sì, allora puoi entrare. Non hai il Gallahorn? Ok, allora stai fuori. Perché succede anche questo, purtroppo, quando si tratta di community. C'è chi ha coscienza e chi no. Vabbè. Comunque, al di là di questo, Gallahorn del Ferro, veramente fenomenale. Un'arma iconica, arma che ovviamente, senza neanche dirlo, non serve che ve lo specifichi. È un'arma da ottenere assolutamente. Io vi consiglierei anche di cercare di ottenere anche il Gallahorn anno 1 dagli engrammi storici pesanti, perché comunque si tratta di un'arma iconica di Destiny, quindi vale sempre la pena averla. Io direi che per quanto riguarda la descrizione dei perk sono abbastanza semplici, abbiamo detto tutto, adesso buttiamoci nel gameplay per vedere com'è l'arma. Intanto in gameplay ed è stupenda, è maestosa, è mega mitica. E soprattutto anche per vedere il suo effetto, il suo intrecciamento, i suoi proiettili da Eccoci lancio. qua ragazzi, guardate che robetta, guardate che robetta, guardate che robetta. Confrontiamolo anche in gioco con l'originale Gallahorn, sperando di non perdere le munizioni, ne ho persa una, vabbè, dopo prenderò una sintesi. Eccolo qua, vedete che ovviamente la forma, l'ingombro è quello, cambia un po' la skin. Comunque è un'arma fantastica, veramente fantastica. Adesso la proviamo anche sul campo. Vediamo intanto la velocità di ricarica. Avete visto che è una velocità di ricarica per essere un lanciarazzi più che largamente sufficiente. Quindi prepariamoci a salutare questi poveri nemici e sentite l'ingaggio? Vedete? Guardate i razzetti che partono e vanno a fare danno ai nemici circostanti. Pratica, noi teniamo premuto, il razzo seguirà il bersaglio e farà il devasto, letteralmente il devasto. Adesso vediamo se lì bene ci sono dei nemici un po' più pesanti. Guardate i razzetti che vanno e praticamente abbiamo fatto piazza pulita, letteralmente piazza pulita di tutto la serie di nemici che c'erano. È un'arma estremamente efficace, un'arma estremamente utile ed è un'arma incredibilmente bella da utilizzare e divertente. Il ritracciamento, tra l'altro, funziona molto bene, avete visto, lui ha curvato all'ultimo, il razzo ha curvato rapidamente dietro il pezzo di Siva lì, il ramo di Siva infetto, e ha fatto il suo percorso in maniera pulita. Io mi ricordo Gallahorn appunto quando si faceva Crota, perché serviva per buttare giù Crota. E era qualcosa di fenomenale, veramente porto dei ricordi del Gallahorn nell'anno 1 eccezionali, veramente eccezionali. Maliarda stronza, arrivederci, ti saluto, guardate lì, ciao, cioè veramente è qualcosa di devastante quest'arma. Per questo vi consiglio assolutamente di ottenerla. Eccoci qua con il nostro Gallahorn del ferro sulla schiena, arma iconica, arma da avere assolutamente. Io direi che abbiamo detto tutto. Il mio omaggio a quest'arma l'ho fatto grazie Gallahorn e grazie a tutti coloro con cui ho giocato, perché mi ci sono veramente divertito, sia con quest'arma e sia con le attività appunto che si facevano. E direi che abbiamo detto tutto e come sempre vi auguro buona fortuna nei drop. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi qui sotto nei commenti e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao guardiani!